Ciao a tutti! Cosa distingue una scoperta archeologica ordinaria da una straordinaria? È il valore monetario, la sua capacità di spiegare i segreti del passato, o forse qualcosa di più intangibile? È difficile dirlo con certezza, ma sappiamo che non possiamo fare a meno di sentirci sbalorditi quando ci imbattiamo in un incredibile ritrovamento archeologico. In questo video abbiamo raccolto alcune delle scoperte più notevoli che riteniamo all'altezza. Iniziamo! Takht e Soleiman. Ci sono alcuni magnifici titoli che possiamo attribuire al sito archeologico di Takht e Soleiman nel nord dell'Iran. Potremmo chiamarlo il tempio definitivo dello zoroastrismo. Potremmo anche dire che è il sito più importante mai costruito dall'antico impero sasanide. Questo è un sorprendente sito antico situato in una bellissima valle circondata da montagne vulcaniche, ma quasi nessuno nel mondo occidentale sa nemmeno che esista. Takht e Soleiman è uno dei diversi siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO iraniani e si pensa sia stato costruito durante il VI secolo prima di essere parzialmente demolito e poi ricostruito ed espanso durante il periodo Ilkhanid del XIII secolo. Fu utilizzato come palazzo dopo il XIII secolo, ma prima di ciò il sito conteneva un tempio del fuoco, un tempio di Anaita e una piccola struttura sul fianco della collina nota come la prigione di Salomone. Andando ancora più indietro, il tumulo su cui esiste il sito è artificiale ed è stato creato circa 2500 anni fa. In un momento non identificato del passato, fu costruito un muro attorno all'intero Takht e Soleiman, con porte per controllare l'accesso, quindi sembra che oltre ad essere un palazzo, questo luogo fosse effettivamente una volta una prigione. Viso di pietra. Nell'estate del 2019, un contadino di nome Tom Giddens ha sentito il suo aratro colpire qualcosa di solido mentre stava lavorando nel suo campo nella contea di Sampson, in Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Quando è sceso per indagare, ha trovato questo viso di pietra battuto, fortemente eroso. Ha subito capito di essere fuori dalla sua competenza, ma ha intuito che potrebbe aver scoperto qualcosa di storicamente importante. Ciò lo ha spinto a prendere il telefono e chiamare gli esperti, ma sfortunatamente gli esperti con cui ha parlato non sapevano molto più di lui e ancora non lo sanno. L'intaglio è grande, quasi 60 cm da orecchio a orecchio e vicino a 90 cm dalla cima della testa al mento. È il fatto che sia fatto di arenaria che lo rende così difficile da datare. La sostanza si erode molto rapidamente perché è morbida e quindi potrebbe essere relativamente recente come un secolo fa o potrebbe essere di più di 1000 anni. Gli archeologi potrebbero essere in grado di offrire una migliore supposizione se il disegno fosse familiare, ma non lo è. Niente di simile è mai uscito dalla terra in Carolina del Nord prima, né in nessun luogo vicino. Potrebbe persino essere il lavoro di un antico imbroglione. Odin da Leire. A volte il nome di un artefatto può dirti quasi tutto ciò che devi sapere su di esso. Prendi ad esempio l'Odin da Leire. Si suppone che sia una figurina di Odino, ed è stata trovata nella città danese di Lejre, sull'isola di Selandia nel 2009. C'è però di più. La maggior parte degli esperti concorda che la minuscola figurina d'argento fusa sia stata realizzata vicino all'inizio del X secolo. Su cui non riescono a concordare, però, è se rappresenti effettivamente Odino o meno. Il nome è rimasto perché lo scavatore che ha trovato il pezzo crede che sia Odino seduto sul suo trono, fiancheggiato dai suoi corvi, Munin e Ugin. Tuttavia, alcuni studiosi fanno notare che la figura indossa un abito vichingo tipicamente femminile del X secolo. I vichinghi non avrebbero raffigurato Odino con abiti femminili. Ciò significa che potrebbe essere la moglie di Odino, Frigg, o forse la dea Freya. Una figurina diversa trovata in Svezia meridionale molti anni fa somiglia più di un poco a questa ed è comunemente accettata come rappresentante Freya. Più recentemente c'è stata persino speculazione che invece di un dio vichingo del X secolo sia in realtà una rappresentazione di un vescovo cristiano. Anello di 2000 anni fa. Nel novembre del 2020, un anello di 2000 anni è stato scoperto nelle fondamenta del muro occidentale a Gerusalemme e sta creando parecchio scalpore tra storici e archeologi. Il piccolo anello è inciso con l'immagine di una divinità, ma molti storici ritengono che la divinità rappresentata sia decisamente non ebraica. Infatti, sospettano che sia una rappresentazione del dio greco Apollo.
L'anello probabilmente veniva usato dal suo proprietario come mezzo per timbrare e sigillare lettere e contratti, ma è insolito trovare l'immagine di un dio non ebraico a Gerusalemme. Il design del pezzo di gioielleria, realizzato in pietra di diaspro, è decisamente coerente con un tipico anello sigillo ebraico, ma l'immagine sull'anello non lo è. Gli esperti hanno speculato che il portatore potrebbe non aver adorato Apollo, ma voleva esprimere le stesse cose che Apollo rappresenta secondo l'antica credenza greca: successo, purezza, salute e luce. Anche se ciò fosse vero, avrebbero corso un bel rischio indossandolo. Per le persone del tempo, probabilmente sarebbe stato visto come blasfemo. Prima di continuare, vorrei chiedervi di iscrivervi al canale. Non costa nulla. Insieme siamo più forti. L'abito di Tarkan. Imparare a tessere tessuti per fare vestiti è stato un importante passo avanti per la civiltà umana, ed è un passo che è stato compiuto molto tempo fa. Il modo migliore per dimostrarlo è mostrarvi l'abito di Tarkan, che è il capotessuto più antico del mondo. L'abito è stato trovato all'interno di una tomba nel 1912 dall'egittologo famoso William Flinders Petrie, mentre scavava un antico cimitero egiziano a Tarkan. La tomba fu costruita durante l'era della prima dinastia dell'Egitto di 5200 anni fa, quindi Petrie assunse che l'abito avesse la stessa età. Ci vollero l'invenzione dei test del carbonio 14 per dimostrare che aveva ragione, ma la sua supposizione era corretta. I test hanno dimostrato che l'abito ha un'età compresa tra 5200 e 5400 anni. Oltre ad essere il capo tessuto più antico conosciuto, è anche l'abito più antico conosciuto di qualsiasi tipo nel mondo. Tessili come questo sono altamente deperibili, quindi il fatto che l'abito sia sopravvissuto per così tanto tempo è quasi un miracolo. Non dimostra esattamente che la tessitura sia stata inventata in Egitto, ma è una possibilità che dobbiamo considerare. Il mistero del volo antico. La maggior parte delle persone attribuisce l'invenzione delle macchine volanti per esseri umani, chiamiamole semplicemente aerei per semplicità, ai fratelli Wright. Non stiamo per suggerire che ci fossero persone che vivevano in Sud America oltre 1500 anni fa che sapevano anche come volare, ma in base alle loro incisioni sembra probabile che almeno comprendessero i principi base di come farlo. La cultura di Kumbaya era eccezionalmente abile nella lavorazione dei metalli e nella creazione di sculture in oro, e avreste difficoltà a suggerire che queste sculture, in particolare, non assomiglino a moderni aerei. Potreste cercare di liquidarle come rappresentazioni di insetti, come molti storici hanno fatto, ma quanti insetti conoscete che assomiglino a questo? I ricercatori hanno persino realizzato versioni ingrandite delle sculture negli anni 90 e hanno dimostrato che erano aerodinamicamente perfette. In altre parole, sono capaci di volare e planare. Cosa avrebbe potuto servire da ispirazione per queste statue in miniatura, se non gli aerei? Non abbiamo idea e purtroppo è probabile che non lo scopriremo mai. Cubi misteriosi. Nel maggio 2020, Will Reed stava pescando con un magnete in un fiume a Coventry, in Inghilterra, sperando di trovare antichità o curiosità di valore. Ha ottenuto più di quanto si aspettasse. Will si è imbattuto in 60 strani cubi coperti di complicate iscrizioni numeriche in sanscrito. Inizialmente pensava che i piccoli cubi fossero piastrelle, ma più ne uscivano dall'acqua, meno si sentiva sicuro della sua conclusione iniziale. Incapace di trovare una spiegazione ragionevole per la sua scoperta, Will si è rivolto a internet per chiedere aiuto. Da allora gli è stato suggerito che sono collegati a un antico rituale di preghiera indù, che comporta il lancio dei cubi in acqua corrente nella speranza di ricevere una benedizione in cambio. Se le informazioni che gli sono state date sono corrette, sono noti come gettoni Jyotish. Le iscrizioni numeriche apparentemente corrispondono a preghiere codificate, che, quando eseguite insieme, evocano la protezione di una divinità nota come Rahu. Anche se la spiegazione suona abbastanza convincente, manca di prove a sostegno per confermare l'idea, quindi la questione di cosa siano realmente i cubi di Will o da dove provengano rimane irrisolta. Maschera di pietra. 9.000 anni fa, gli occupanti preistorici delle terre attorno al monte Hebron e ai monti della Giudea iniziarono a passare da uno stile di vita nomade alla costruzione di insediamenti e alla coltivazione della terra. Uno di questi insediamenti ha anche realizzato questa maschera di pietra,
e gli archeologi pensano che le due cose possano essere collegate. Sospettano che la maschera sia stata deliberatamente sepolta per denotare la proprietà del terreno su cui è stata costruita una casa. Denotare la proprietà attraverso la sepoltura era comune all'epoca, anche se di solito le maschere non erano coinvolte. Le maschere di questo tipo sono molto rare in generale. È una delle sole 15 al mondo che può essere provata a provenire dall'era neolitica. Anche se non sono stati in grado di provarlo, gli esperti pensano che la maschera possa essere stata realizzata da un calco preso dal volto di una persona deceduta. Il culto degli antenati era praticato in questa parte del mondo durante i tempi neolitici e le maschere funerarie facevano parte di ciò. Nonostante il peso di questa, è probabile che fosse progettata per essere indossata durante i rituali. Ha piccoli fori sui lati, attraverso i quali sarebbe stato passato un laccio per fissarla al viso del portatore. Ciò deve essere stato un po' scomodo. Offerte Inca. Il lago Titicaca è considerato bellissimo da chiunque lo veda, ma per gli antichi Inca era sacro. Da un punto di vista pratico, forniva loro risorse naturali, ma aveva anche un ruolo cruciale nella loro mitologia. Credevano che la coppia divina Manco Capac e Mama Oclo emergessero dall'isola del Sole nel mezzo del lago e fondassero la capitale Inca di Cusco sul bordo del lago come dedica a quella credenza. Alcuni studiosi credono addirittura che considerassero l'intero lago come una divinità. Scrittori spagnoli del XVI secolo notarono che gli Inca navigavano sul lago su zattere per gettare offerte nell'acqua, e nell'agosto 2020 abbiamo trovato una di queste offerte. È una scatola di pietra che è stata gettata nel lago circa 500 anni fa e si è incastonata nel sedimento. Quando è stata aperta dagli archeologi, è stata trovata a contenere una piccola statuina di lama o alpaca fatta di conchiglia e un piccolo foglio d'oro che potrebbe essere una replica dei tipi di braccialetti indossati dai nobili Inca dell'epoca. È probabile che chiunque abbia lasciato questo deposito sperasse in una stagione di allevamento di lama di successo. Speriamo che abbiano ottenuto il loro desiderio. Antica scoperta romana. Quando i bambini si annoiano o cercano qualcosa da fare, si rivolgono ai giocattoli. Sebbene l'industria moderna dei giocattoli sia un enorme settore multinazionale, il concetto di produrre giocattoli risale all'alba dell'umanità. Ecco un esempio di quanto sia antico, un giocattolo di topo in pelle scoperto tra le rovine dell'antico forte romano di Vindolanda, vicino al Vallo di Adriano in Inghilterra. Gli archeologi lo considerano vecchio di circa 1900 anni. Questo vecchio pezzo di pelle è lungo solo 12 cm e largo 2 cm, ma è così finemente dettagliato che ha addirittura le marcature del pelo su tutto il corpo. Tuttavia, stiamo forse facendo un salto di logica etichettandolo come un giocattolo per bambini? Forse sì. Il reperto è stato scoperto negli alloggi dell'ufficiale comandante del forte. Ciò implica che l'ufficiale incaricato di una guarnigione romana o si divertisse a giocare con topi giocattolo o avesse la sua famiglia e i suoi bambini con sé all'interno di un complesso militare. Alcuni storici ritengono che fosse più probabilmente uno scherzo pratico, ideato da soldati oziosi per spaventare i loro compagni, piuttosto che un giocattolo. Tuttavia, le truppe romane sarebbero davvero state terrorizzate dai topi dopo tutte le sanguinose e viscerali battaglie che avevano visto? Leggende su Archimede. Alcuni storici ritengono Archimede il più grande inventore di tutti i tempi. Di certo fu un grande inventore militare e si dice che abbia inventato un sistema di difesa simile a un raggio calore che poteva incendiare le navi romane usando enormi specchi per concentrare e riflettere i raggi del sole. Indagini più recenti hanno suggerito che potrebbe aver utilizzato anche cannoni a vapore contro le navi romane. Le leggende sugli specchi di Archimede cominciarono a comparire durante il Medioevo, con Siracusa indicata come il luogo dove furono testati per la prima volta. Si dice che un'arma simile sia stata utilizzata nella difesa della Sicilia contro i Romani nell'anno 214 prima di Cristo. Non esistono resoconti contemporanei del sistema di specchi, ma gli archeologi e gli scienziati moderni ritengono possibile che potrebbe aver utilizzato sfere di argilla cava sparate da cannoni a vapore alimentati dal fuoco greco. I Romani non avrebbero avuto idea da dove provenisse il fuoco, quindi gli specchi potrebbero essere stati incolpati in assenza di idee migliori. Leonardo da Vinci progettò un cannone a vapore nel XV secolo e attribuì il design ad Archimede, quindi deve aver tratto l'idea da qualche parte.
Mistero del vetro flessibile. Gli antichi romani erano capaci di creare vetro flessibile migliaia di anni fa. Sembra un'idea troppo assurda per essere vera, ma ci sono documenti storici che suggeriscono potessero farlo. Sia Plinio il Vecchio che Petronio, due dei più rispettati scrittori del mondo antico, affermarono che i romani avevano una formula per realizzare vetro pieghevole, quasi infrangibile. I resoconti di questo materiale da scrittori meno noti cominciano a comparire anche nel tempo di Tiberio Cesare durante il primo secolo. Sembra che sia stato l'imperatore stesso a interrompere la produzione del prodotto. Credeva che potesse diventare più prezioso dell'oro e potesse destabilizzare l'intera economia romana. Quindi decise di rinunciare alle enormi opportunità tecnologiche che presentava. Se i romani fossero davvero stati in grado di produrre vetro flessibile, forse aveva a che fare con l'approvvigionamento costante di acido borico che potevano ottenere dalle fumarole di vapore della Maremma toscana vicino a Roma. Aggiungere acido borico a un normale mix di vetro avrebbe creato un tipo di vetro estremamente difficile da rompere. Non sarebbe comunque stato flessibile, ma forse i romani sapevano qualcosa che noi non sappiamo. Gatti mummificati misteriosi. Sappiamo che i gatti erano venerati quasi al punto di essere adorati nell'antico Egitto, ma mai prima di novembre 2018 avremmo immaginato l'estensione di tale venerazione. Quel mese, i resti mummificati di centinaia di gatti sono stati trovati in una serie di tombe antiche appena scoperte a Saqqara, non lontano a sud del Cairo. Tante scoperte significative sono state fatte a Saqqara negli ultimi anni che potreste persino aver sentito il suo nome nelle notizie. Ma nessuna è tanto strana quanto la collezione di gatti mummificati. Gli scienziati hanno analizzato i resti e concluso che i felini sono morti più di 4.000 anni fa. Il motivo per cui ci sono così tante tombe a Saqqara è che un tempo serviva come terreno di sepoltura e mausoleo della città di Menfi, che fu la capitale dell'Egitto molto prima del Cairo. È un sito così enorme che probabilmente ci vorranno diversi decenni per scavare completamente. Oltre ai gatti, gli archeologi hanno trovato dozzine di scarabei mummificati nelle tombe. Mummificare uno scarabeo sarebbe un processo così delicato che a malapena si può pensare, eppure gli egiziani lo facevano tutto quel tempo fa. La corazza di Xur Essef. Vi abbiamo promesso tesori d'oro in questo video, quindi diamo un'occhiata alla corazza di Xur Essef. È così chiamata perché è stata trovata all'interno di una tomba dell'era punica, vicino alla corazza di Xur Essef in Tunisia nel 1909. Anche se potrebbe sembrare un bell'oggetto decorativo, è in realtà un pezzo di armatura, specificamente un pettorale. Gli esperti credono che sia vicino a 2300 anni fa e pensano che sia stato realizzato dagli occupanti italioti preromani del sud Italia. La spiegazione più probabile del suo ritrovamento in Tunisia è che appartenesse a un guerriero, probabilmente piuttosto di alto rango, che fu guidato da Annibale nella seconda guerra punica tra il 211 e il 203 prima di Cristo. Dobbiamo notare che non tutti gli esperti o storici concordano con questa opinione. Ciò è in parte dovuto al fatto che la tomba in cui è stata trovata è tipica della Tunisia dell'epoca, il che suggerisce che la persona sepolta in essa non fosse un estraneo. Inoltre, alcuni degli altri artefatti trovati all'interno della tomba precedono la prima guerra punica, figuriamoci la seconda. Sembra che l'unica cosa su cui gli esperti possano concordare riguardo la corazza di Xur Essef sia la sua bellezza. La pala d'oro. La pala d'oro è riconosciuta quasi universalmente come il lavoro più compiuto di smalto bizantino nel mondo. Tuttavia, la pala d'oro, così come esiste oggi, non somiglia molto alla pala d'oro come appariva quando era nuova di zecca. Il suo nome può essere tradotto sia come il panno d'oro che come la zampa d'oro, il che non vi dà molto senso del suo scopo. È un paliotto d'altare maggiore e lo si può trovare all'interno della Basilica di San Marco a Venezia in Italia. La maggior parte degli storici accetta che sia stata commissionata dal doge Pietro Orseolo nell'anno 976. L'originale aveva alcune raffigurazioni in smalto di santi, ma era composto per lo più da pietre preziose. Il doge Ordelafo Faliero lo fece significativamente espandere nel 1105 e poi Andrea Dandolo fece lavorare estensivamente tutto l'oggetto da un orafo nel 1345. Dandolo stesso in seguito diventò doge di Venezia. Fece aggiungere una cornice al pezzo, su cui è presente un'iscrizione che conferma ciò che aveva fatto alla pala d'oro,
insieme al suo resoconto di quali pezzi erano stati precedentemente aggiunti da chi e quando. Da allora sono state effettuate altre 3 grandi modifiche. Codice di Dresda. Il nome del nostro prossimo artefatto è fuorviante. È chiamato Codice di Dresda, ma non è di origine tedesca. È infatti una reliquia del Messico precolombiano e molto probabilmente è stato creato a o intorno a Chichen Itza durante l'XI secolo. È una cosa piacevole da guardare, ma uno studio più dettagliato potrebbe darti motivo di preoccupazione. Alcune delle persone che hanno dedicato al codice la loro piena attenzione temono che sia una profezia che predice la data, l'ora e la natura degli eventi che porteranno alla fine della civiltà umana sul pianeta Terra. Coloro di natura meno drammatica tendono a credere che sia una carta astrale usata per predire le eclissi solari e lunari. Il codice prevede attentamente i movimenti dei corpi astrali che sarebbero stati visibili a occhio nudo al momento della sua creazione, inclusi la Luna, il Sole e Venere. Naturalmente, le persone che pensano che sia solo una carta astrale sembreranno molto sciocche se la fine del mondo si verificherà nella data che i sostenitori della teoria del giorno del giudizio prevedono che avverrà circa 80 anni da ora. Ma vuoi davvero avere ragione riguardo alla fine del mondo? Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!